tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi propongo un piccolissimo video per farvi vedere gli ultimi acquisti che ho fatto. Alcune sono, due cose sono per quanto riguarda AliExpress e le altre sono per quanto riguarda Alcott. Allora, di AliExpress mi è arrivato soltanto una cosa per sistemare la mia postazione, ma l'altra ancora non mi è arrivata, quindi non so quando arriverà sinceramente, perché lì c'era scritto che era quasi arrivata alla destinazione, ma invece ancora non mi è arrivato niente. Vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, ho preso questa, che se non si vedrà bene vi metterò una foto, che è una specie di plastica con questo decoro. Vedete il decoro? Aspettate che metto due mani così, spero di farvi vedere bene il disegno. Ecco, questo è il decoro e questo io lo utilizzerò perché è un prodotto adesivo, cioè togliete la pellicola, vedete il disegno? Sì, forse aprendolo si vede meglio. Allora, togliendo la pellicola, vabbè, ciao. Togliendo la pellicola verrà questo disegno direttamente sul tavolo. Essendo questo tutto plastificato, è tutto liscio, è tutto plastificato, io lo volevo mettere qui nella base, così avendo diciamo il tavolo nero, che è il tavolo quello dell'IKEA, non si dovrebbe rovinare, perché lo metterò, proprio l'adesivo lo metterò sul tavolo, così ho la, diciamo, mi verrà più facile anche pulire il tutto, perché spesso mi capita che cadono i glitter o cade qualsiasi cosa e il tavolo sporco sinceramente non mi piace, e quindi ho intenzione di mettere questo. Non mi ricordo quanti metri ne ho preso, ma ovviamente ve li scriverò giù nell'info box. Questo adesivo viene utilizzato spesso per le finestre o per le porte a finestra, per non vedere le persone che sono all'interno, oppure per non vedere quello che c'è all'interno di una casa, di un luogo. E sinceramente mi è piaciuta tantissimo. Io avevo visto delle foto, c'erano tanti disegni, tante, diciamo, fantasie, ma io ho scelto quella semplice perché mi piaceva in base a quello che io dovevo fare. E questo per quanto riguarda AliExpress. Poi l'altra cosa che mi è arrivata, queste le ho ordinate la mia migliore amica, ne ha prese due. Una è per lei ed è questa con Stitch, lei ha anche un tatuaggio per quanto riguarda Stitch, e questo è Stitch piccolino che sta giocando, questo è il disegno ed è molto molto carino. Lei ovviamente ha preso una S. Il tessuto è quello che, se lo mettete alle 2, massimo 3 del pomeriggio, diciamo vi aderisce così tanto da essere un tutt'uno con la vostra pelle. Quindi questo tipo di magliette, perché non è cotone, cioè nemmeno questo è proprio cotone, però non è uguale. Questa se la mettete di pomeriggio proprio vi unirete alla maglietta in una cosa esagerata, quindi preferite metterle di sera o perlomeno in un orario più decente. Invece quella che lei ha scelto per me è questa, ovviamente doppia XL, notate differenza, ed è questa qua, ed è molto molto bella, ed è Stitch che saluta a tutti, che a me è una cosa che piace. Lei ha tatuato il Stitch con la scritta Ana, ed è una cosa che veramente mi piace. Chi lo sa un giorno ce l'avrò anch'io Stitch tatuato, chi lo sa. Poi siamo andati da Alcott perché facendo il cambio stagione ho visto delle cose che dovevo assolutamente togliere, e nel frattempo avevo lavato alcune magliette, alcune avevano quelle macchie sotto, proprio sotto le ascelle gialle, date dal sudore ovviamente e date anche da un bel po' di anni che ce l'avevo. E le sto utilizzando per stare a casa, quindi quando cucino, se mi schizza l'olio non mi interessa, e tutto. Ovviamente mi servivano alcune magliette, ma mi servivano queste magliette perché li volevo abbinare a delle gonne che avevo comprato l'anno scorso e che non ho avuto nemmeno la
diciamo, la possibilità di utilizzarle. E in caso se ce l'ho in qualche foto ve li metterò qui. E sono delle gonne che ho preso dall'Express, se non mi sbaglio, anche queste. E hanno Topolino in fondo, una è a righe e l'altra ha dei disegni. E tutte e due avevano questo simbolo di Topolino. E quindi cosa ho fatto? Ho preso... Oh no, questo sacchetto sbagliato. Ho preso due magliette proprio per abbinarle a queste gonne. E ovviamente le ho prese da Alcott. E ho preso queste magliette. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa, che non è per abbinarla alle gonne, ma è una magliettina che mi piace tantissimo. Scusate, ma era alla rovescia perché le ho provate. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa con Snoopy. Mi piace tantissimo perché io ho i pantaloni con il rosso e io abbino sempre la maglietta ai miei pantaloni. E quindi ho preso questa dove c'è scritto cute. Mi piace tantissimo perché è veramente molto molto dolce. E ho preso la misura M. Perché ho preso la M? Perché vestono abbastanza larghe ed è questa. L'ho presa a 8,95 euro e come vedete sono abbastanza larghe. La manica è quella normale, semplice, delle solite magliettine di cotone ed è un cotone molto molto morbido e mi piace. Quindi adesso la lavo e poi la utilizzerò. Poi c'è anche quella della mia migliore amica che ha preso, se non mi sbaglio, anche lei Snoopy, ma già l'ho lavata ed è pronta per stirare perché ovviamente le cose sue già gliele faccio avere subito. In caso vi metterò una foto. Poi, per quanto riguarda invece le magliettine che ho preso per le gonne, sono una è questa che ha la stessa identica stampa di una delle due gonne. Ed è proprio la stessa identica con la faccia di Mickey Mouse, è così. Le maniche sono semplici così. E io ho preso una L di questa perché mi piaceva che fosse abbastanza larga, perché io questa la utilizzerò come blusa, quindi la metterò dentro la gonna, ma la farò uscire un pochettino per essere un pochettino più larga. Questa è la magliettina. Vedete benissimo che è una L, non so se si vede qua nel taglioncino, è la L, ma qui nel cartellino c'è scritto M, ma anche all'interno ve lo faccio anche vedere, all'interno c'è scritto L, quindi non so il perché, ma nel cartoncino di fuori c'è scritto M. Poi l'altra magliettina invece per quanto riguarda l'altra gonna, che abbinerò all'altra gonna, ha Topolino proprio tutto intero, così con le braccia conserte ed è molto molto bella. Questa, al contrario delle altre, ha le maniche così, diciamo, già piegate ed è una cosa che mi piace tantissimo, specialmente che si nota il tatuaggio, che mi piace sinceramente che... Con le maniche in questa maniera e di questo invece ho preso una XL perché la volevo abbastanza diciamo comoda e abbondante, perché questa vestiva nella stessa maniera della L, quindi l'ho presa proprio la XL per essere più abbondante, per metterla come vi ho detto con queste gonne. Poi per finire avevo visto queste scarpe e sinceramente l'abbinamento era perfetto sia per quanto riguarda le gonne sia per quanto riguarda i pantaloni. E ho preso sempre da Alcott e ho preso le magliettine tutte e due a 10,95 euro e le scarpe, aspettate un minuto. Allora, le due magliette erano 10,95 euro e poi c'era il 22% di sconto e le scarpe era 25,95 euro e poi c'era il 22% di sconto. E le scarpe in questione sono queste e sono delle bellissime scarpe, cioè ditemi voi se non sono abbinate alla gonna e alle magliettine. È proprio particolare, è abbastanza alta, dice sì, essendo alta dice che te li metti a fare, ma a me piacciono questo tipo di scarpe perché mi piace indossare una gonna lunga che arriva fino ai piedi, scarpe da ginnastica per poter camminare tranquillamente, magliettina, una t-shirt semplice di cotone che non...
che non rischi di sudare o di morire assiderata dentro i vestiti. E devo dire che queste scarpe mi piacciono tantissimo, hanno il cuoricino qui e poi hanno questa nuvoletta che c'è il disegno dentro e poi la scritta Love, cioè molto molto belle, cioè guardate qua che sono carine, sono veramente carinissime. E queste sono le scarpe, ditemi voi se non sono molto molto belle. No, mi sono piaciute veramente, veramente tanto. E poi, sempre per finire, per quanto riguarda questo haul, avevo preso anche queste ciabattine, per quanto riguarda la casa, perché le utilizzo per stare a casa, che sono queste, ovviamente sempre di Alcott, e queste venivano 5,95 euro, e ovviamente ho preso il 41. Il 41 e sono queste qui, mi piacciono tantissimo, sono comode, ce l'ha anche mio figlio, però già lui le indossa da un bel po', quindi è inutile farvele vedere. E noi ci troviamo bene, sinceramente, con questo tipo di ciabatte. E poi col fatto che io adesso ho la calza aperta, posso utilizzarle benissimo, quindi ottimo, ottimo acquisto. Niente, questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti fatti da Alcott e per quanto riguarda alcune cosucce di AliExpress. Ditemi ovviamente cosa ne pensate, se avete preso anche voi questo tipo di magliettine perché sono molto molto carine, c'erano tantissime altre, le volevo prendere, ma ne ho abbastanza nei cassetti. Infatti utilizzerò le altre, diciamo, che sono più sfruttate per metterle in giornata, nel senso che anche se si sporcano, si macchiano, non mi interessa, e utilizzerò ovviamente quelle nuove per uscire. Io faccio così, voi come fate? Scrivetemi un commentino qui sotto, ditemi cosa ne pensate, se vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti. Vi raccomando, come vi dico sempre, basta essere educati. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!